Welky, lettore di codice a barre, andiamo a vedere insieme questo prodotto. Il lettore arriva all'interno di questa scatola di cartone, andiamo ad aprirla insieme. Abbiamo allora la pistola col grilletto per andare a captare il codice a barra. Oltre alla pistola, un libretto di istruzioni in lingua inglese, ovviamente illustra tutte le modalità di configurazione. Dicevo, abbiamo una lingua inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e anche cinese. Abbiamo poi un foglietto di certificato di qualità e il piedistallo dove la base d'appoggio, meglio, andrà ad appoggiarsi poi la pistola. Infine abbiamo un cavetto, vado a prendere immediatamente, un cavetto con appunto un attacco USB e un attacco che va a posizionarsi al di sotto della pistola. Partendo dallo stand per poggiare la pistola, è di plastica, ha delle dimensioni di 18x4 cm di larghezza, non ha la presenza purtroppo di gommini antiscivolo sulla parte posteriore, sulla parte in basso, e ha un braccetto, eccolo qua, snodabile. Quindi si può comunque regolare. Sono presenti, mi ero già dimenticato, due viti che servono quando si va a assemblare lo stand per assicurare appunto all'interno di questo foro il braccetto. Quindi andiamo a montarlo insieme. Si posiziona ad incastro, eccolo qua, e poi in alto posizioniamo l'altra parte di plastica, anche questa. Mettiamo poi le due viti sotto e anche qua e possiamo regolarlo e poggiare poi la nostra pistola. Andiamo a vedere adesso la pistola, la chiamo così perché c'è il tipico grilletto che richiama le pistole vere, quelle per sparare, per uccidere. Andiamo a vedere un attimo, ecco, i materiali che sono, diciamo, di plastica, una plastica abbastanza robusta, e devo dire che questa pistola che legge appunto i barcode mi ricorda un po' quelle che, se avete presenti, sono le casse fai da te dei supermercati. Ha le dimensioni di 14 cm per 9 cm, 9 cm appunto la larghezza. Sulla parte in basso all'ingresso per lo spinotto, eccolo qua, e poi si deve andare ovviamente a collegarsi a un computer che può essere anche portatile. Sulla parte frontale invece il lettore laser e il grilletto, come vi dicevo pochi secondi fa, per acquisire il barcode, mentre sulla parte superiore, la parte in alto, abbiamo il LED che si illuminerà di verde e un piccolo altoparlante che riproduce il classico beep. Una cosa a cui si deve fare attenzione è che quando si parla di Bluetooth o wireless, si riferisce alla frequenza operativa di 2,44 GHz, come c'è scritto sul libretto di istruzioni, ma non al fatto che si possa usare senza fili. Quindi, per funzionare, questo lettore appunto di codice a barre deve essere assolutamente collegato tramite questo cavetto in dotazione, quindi non funzionerà tramite Bluetooth o wireless.